Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio su YouTube Pokémon Mystery Dungeon in Scuola Rossa. Qua al momento è venuto Magnemite, qua dovrei sconfiggere il team Perfidia, credo, perché abbiamo sbloccato il Bosco Oscuro. La vedo dura perché non credo che sarà facile. Ci siamo, Metapod deve, infatti, perché dobbiamo salvare Metapod. Metapod deve essersi perso da qualche parte in questo posto. La combriciola di Gengar dovrebbe essere già arrivata. Non c'è tempo da perdere, quindi dobbiamo salvare Metapod. Tanto che probabilmente sarà stato rapito da... C'è un sudovuto! Miseria, devo stare attento perché non credo che sarà facile questo dungeon qua nel bosco scuro, da anche un bel po'. Anche un po' di esperienza in più, infatti il bosco scuro riconta un po' Bosco Smeraldo di Pokémon giallo. Uno Swinub. Proviamo. Chissà che piano si trova Metapod. Oddio, abbiamo già trovato le scale. Sperando che non ci fa il culo Swinub qua. Di 8 PS. Temo proprio che i Pokémon del Bosco Oscuro. Oh, chissà che Pokémon ci sono da reclutare qua, eh. Andiamo a caso, non mai sapere perché. Oddio. Pensavo. Ah, infatti, perché per il momento nessun Pokémon da reclutare, perché in seguito è possibile reclutare. Mi piacerebbe reclutare un Sudowoodo, perché non sarebbe male. Dovrebbe rivelarsi utile per sia per proseguire la storia che per completare le missioni. Qua ci sono un Sentret, porca miseria, i Pokémon stanno diventando più aggressivi. Perché Sudowoodo rimane? Ah, infatti, perché come descritto da Pokédex, Sudowoodo cerca di imitare, cioè cerca di mimare l'albero. Porca miseria, sti Sudowoodo menano, eh. Meno male che sono riuscito a livellare in off-camera, eh. Oddio. Non so se esiste un metodo per livellare più velocemente qua, su Pokémon Mystery Dungeon. E dove cacchio si trova? Ok, in questo piano è possibile reclutare sempre. Come che si possono reclutare granché di Pokémon? A parte Sentret, non credo che si rivela. Elisin Max, ok. Prendiamo una mela così. Facciamo spazio ai strumenti. Come, ok, la squadra è a posto. Magari potrei lanciare una bacca lancia a Magri per fargli recuperare un po' di PS. No, credo che sia a posto. Tanto chissà come si fa a prendere la mina.
L'affossatore. Ah, ecco sì, ecco starto. Ok, giusto per... Se voglio tipo lanciare tipo qualche strumento tipo la Gravelloscia contro un Pokémon nemico, eh. Oddio, ma quanti piani? Oddio, qua c'è il buio. Attenzione. Vediamo bene come siamo messi ad esperienza qua. Ok, fra 500... Ok, sin da 200 punti... 55 punti esperienza. Può livellare. Insieme, ma il Mystery Dungeon è veramente faticoso livellare, non mi sbaglio. Male che sono riuscito a livellare un po' in off-camera. Ma come nullo? Insomma. Diventando piuttosto aggressivi i Pokémon nemici a partire da questo dungeon. Non sia troppo un problema. Mi chiede chissà se esistono le mosse MN anche in Mystery Dungeon, anche le MT. Oddio, finalmente si livella. Magnemite nuovo livello. Ok, oddio, addirittura di 5 PS. Sono più livellato. Da piano 6 anche. Ancora non siamo arrivati da Metapod. La dungeon è lunghissima. No, cacchio, andiamo qua. Usare l'Elixir Max. Cacchio. Vediamo se ho una clave veloce così la... Oddio, se ne è dormita, però... È giusto per liberare... Come cacchio ha fatto a schivarla se mi dà un mito? Stronzo, come cacchio ha fatto a schivarla se mi dà un mito? Ci facevo proprio un bel sonnellino così mi beccavo un altro bel po' di esperienza in più. Rossatore. Ok, sin da quella livello 15, bene, il mio livello è salito. Dai così. Magari diventa un po' più facile battere il team, perfetto, perché secondo me quando tentiamo di salvare Metapod becchiamo di nuovo il team Perfidia. Vedo. Questo dungeon è proprio lunghissimo.
non è che sì. Che credo che sono ancora all'inizio di gioco, credo. Questo non è il momento, non è che si regola da. C'è ancora, mamma mia. Oh, è stata due poche. Sanflora. Qua. E non è preoccuparmi un po' perché Sanflora è di tipo erba. Totale di tipo acqua, quindi subisce il danno per due al tipo erba. Un Lediba. Vediamo se è possibile reclutarlo. Che infatti non è che è un buon Pokémon, ok. Si può reclutare. Infatti non so se. E scrivetelo nei commenti, non so come si fa a reclutare i Pokémon. Che forse perché devi ridurre i PS per reclutarli. Al minimo. Per. No. Per qua dove. Uno shock. E ok, livello 3. Finalmente visto l'acqua. Facciamo un taglio prima. Adesso scale. Ok. Ed è paralizzato magari, ma però può dare una pacca 10 qua. Ah no, è guarito. C'è ancora. Cioè, quanti piani ci sono? Cioè, quanti piani devo salire ancora prima di dover riuscire a salvare Metapod? Un Linon potrebbe essere un po' preoccupante perché. Vediamo l'animazione di. Bella l'animazione di questo acqua però. Ok. 13 minuti di gameplay ancora non siamo. Cacchio di scena. Io dove cacchio è il sindaco? Anche è vero. Credo che dovremmo raggiungerlo. Ecco un cacchio, faccio ad aggiungerlo. Tanto non è possibile usare le mosse di altri Pokémon in squadra. Ok. Un Wooper! Oddio! Potrei anche reclutarlo, forse.
che non ho ancora capito il metodo, che dovrei consultare la guida su come. Ci deve essere la guida su come reclutare i Pokémon. Vedo che qua c'è, che stavo controllando su consigli, ma credo che c'è consigli, c'è su. Ah, reclutamento Pokémon. Ah, facciamo sindaco prima che schiatta, eh. Io stiamo prendendo più esperienza adesso, no? Quanto cacchio è lungo sto dungeon? Ah, di nuovo. Tocca di nuovo raggiungerlo. Le scale dove... Ah, ecco. Ma devo andare prima a raggiungere fin da quella. Allora, sta raggiungendo. Meno male. Seria. Andiamo, dai. Baccarancia subito. Oh no, quanto è lungo sto taglio. C'è ancora. Ma dove cacchio è sto Metapod? Scusate. Ma il gioco mi sta pigliando per il culo. Per il culo. Ci credo. Piano 10. E non sono ancora riuscito a trovare Metapod. Un Exeggutor. Cancella, questo dovrebbe essere un problema. Abbiamo trovato la palma!
Niente. Piano 11 e non riusciamo ancora a trovare meta, perché chissà dove cacchio è. Cioè sono in 20, 21 minuti di gameplay. Io sarebbe forza grafica quando non termina l'effetto del ripeti. Non svegliare Palma che dorme. Non svegliare Palma che dorme. Che miseria. Dai. Ma che 22 minuti di gameplay ancora non siamo riusciti a trovare Metapod qua. Dov'è? Che se riuscisse a capire in che piano si trova la miseria. Uno tutto la miseria nei giochi Pokémon. Nei giochi Pokémon quella cioè di solito nei giochi Pokémon appare solo di notte quella lì. Ok, cioè i giochi Pokémon principali, che questo è uno spin-off. Infatti che non so se anche Legend Pokémon Arceus è uno spin-off, eh. Gioco poco, ok. Dai. Dimmi se abbiamo trovato Metapod. Niente. Dove cacchio è? Finalmente. Ora ci troviamo nel quale. C'è 24 minuti di gameplay soltanto per trovare Metapod. Ci troviamo nel cuore della foresta. Speriamo di trovare Metapod prima o poi. Alto là. Sudore. Volotalco. Che sapete prima che raggiungerò Metapod prima noi? Dunque, non possiamo permettervi di proseguire. No, quindi dobbiamo lottare contro Gengar, Rekans. Dobbiamo lottare contro il team Perfidia. Cosa? Ehi Gengar, perché ci metti bastone fra le ruote? Oh, non ve l'abbiamo detto? Il nostro obiettivo è dominare il mondo. La mamma di Caterpie ci offrirà una generosa ricompensa. Inoltre Caterpie si unirà a noi. Così saremo più vicini al nostro obiettivo. Che è per questo che ci dà fastidio. Mi dispiace dirlo, ma per voi la festa finisce qui. Sindaco, è l'ora dei saluti. Io proviamo a vedercela con questi tizi. La vedo dura perché ho già perso 20 PS, porca miseria.
Subito mangiare una baccalà. Non ci posso credere. Maledizione. Cioè, maledizione lo dico io che me la sto giocando male. No. Aspetta, però se sconfiggiamo Gengar, l'effetto di maledizione svanirà. Ci credo, pensavo che sconfiggendo Gengar l'effetto di maledizione svaniva. Ok, abbiamo sconfitto Gengar, quindi rimane, ci rimane da sconfiggere soltanto me, diciamo, visto che è stato sconfitto anche Ekans. Ci mancava solo la confusione. Ok, abbiamo sconfitti tutti. Team Perfetto è stato sconfitto. Oh! La pagherete! Promesso! E abbiamo sconfitto il Team Perfidia. O nessuno può fermarci, troviamo Metapod. Oh, scusatemi. Siete qui per cercare me? Deve essere Metapod, siamo qui per riportarti a casa. Cade più preoccupato. Ah. Avevo così tanta paura che ho indurito la mia ragazza e sono stato qui ad aspettare. Grazie. Fantastico! Bentornato, Metapod! Grazie, Taleppi. E soprattutto grazie a voi, sindaco il Totodile. Io però non ho soldi. No, no, non vogliamo la ricompensa. L'importante è che Metapod sia andato sano e salvo. Wow. Siete ancora più forti di quanto pensassi. Quando sarò grande voglio... Infatti, quando sarà un... Battlefield, ovviamente. Voglio dedicarmi anche io alle mie missioni di soccorso. Oh, sarebbe fantastico se... Cerca di realizzare il tuo sogno. Mi è venuta un'idea. Totodile, dobbiamo fare in questo posto qualcosa di grande. Mamma mia, quasi 30 minuti di gameplay. Dovremmo costruire una base adatta alla nostra squadra. Una base bella e imponente. Fantastico, una base, grandioso. Quando sarò grande lavorerò qui anch'io. Anch'io, anch'io. Bene, allora faremo così. Andiamoci da fare, costruiamo la base più bella che ci sia. Grazie ancora, Totodile e Sindaco. Ok, ciao, siate prudenti. Bene, quindi abbiamo salvato Metapod. Abbiamo sconfitto... Abbiamo sconfitto il team Perfidia per la prima volta. Alla fine abbiamo lavorato gratis, ma non potevamo far altro, era la cosa giusta. E poi abbiamo dato una lezioncina alla squadra del team Perfidia. È stata una giornata estenuante. Possiamo continuare a darci da fare domani, ci vediamo. Ok. Non ho ancora capito come si fa a reclutare i Pokémon. E il massimo dei Pokémon che puoi reclutare è fino a 4. Cioè nella versione per Game Boy Advance. Invece nel remake per Switch fino a 8 posso. Ok ragazzi, mamma mia, 30 minuti di gameplay. Quindi termina qui anche questo episodio di Pokémon Mystery Dungeon e Scuola Rossa. Credo che al prossimo episodio, non so, tenteremo di raggiungere il rango argento, che credo che ce lo meritiamo. Ce lo meritiamo, visto che abbiamo sconfitto il team Perfidia per la prima volta. Quindi termina qui anche questo lungo episodio di Pokémon Mystery Dungeon Scuola Rossa e ci becchiamo alla prossima.